Ben ritrovati a una nuova edizione del nostro TG, ma partiamo con la sigla. Riparte l'anno scolastico in Calabria, tornano in aula 250.000 studenti. Occhiuto dice: questo è un lavoro, rimanete in Calabria. Il vescovo di Cosenza esorta alla conoscenza e alla socialità. Il piccolo di 15 mesi morto nell'ospedale di Cosenza sarebbe stato ucciso da un mix di salmonelle e altri virus patogeni, indagini avviate dalla procura. Un turista quarantenne è stato tratto in salvo dopo che si era avventurato sul costone roccioso a Caminia. L'uomo è rimasto bloccato per diverse ore a 20 metri d'altezza. Buonasera Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura un'ampia pagina dedicata alla prima campanella in Calabria, primo giorno di scuola per 254.000 ragazzi calabresi. Gli auguri del presidente Roberto Occhiuto, che ha ricordato come gli studenti, lo studio sia un lavoro, e del vescovo di Cosenza Giovanni Checchinato. Si torna sui banchi il primo giorno di scuola, si è tutti un po' studenti. Ad entrare nelle aule in Calabria saranno in totale 254.495 ragazzi, in particolare a Cosenza 88.949, a Reggio Calabria 73.298, a Catanzaro 46.504, Crotone 24.490 e Vibo 21.244. Si torna alla quotidianità, perché, come dice il presidente della regione Roberto Occhiuto, studiare è un lavoro, il lavoro dei giovanissimi. È un lavoro più importante di quello degli adulti, perché studiando voi lavorate per rendere la Calabria del futuro migliore e soprattutto studiando riempite di energia il motore del vostro cervello, del vostro cuore, e questo vi servirà ad essere più liberi, più consapevoli nella vostra vita e a rendere, attraverso questa libertà, questa consapevolezza, migliore la nostra regione. Lezioni che aprono al futuro, che formano, a cui si penserà con nostalgia da adulti. Ecco perché la prima campanella è un rito che appartiene al nostro immaginario collettivo, e oggi anche il vescovo di Cosenza, Monsignor Checchinato, nel suo augurio di avvio per l'anno scolastico, si è voluto soffermare sulle tre I. Perché si va a scuola? Prima I, per incontrarsi. Non c'è niente di più bello che andare a scuola per incontrare amiche e amici. La seconda I che vi auguro è imparare. Non c'è niente di più bello che imparare, con curiosità. Terza I che vi auguro, interiorizzare. E c'era un grande sapiente che diceva: non è il molto sapere che sazia e soddisfa l'anima, ma sentire e gustare le cose interiormente. Certo, ci sono i problemi, il dimensionamento, le strutture da migliorare e tanto altro che andranno affrontati e di cui riparleremo. Oggi lo dedichiamo però ai buoni propositi, all'auspicio di un anno fruttuoso agli studenti che costruiranno il domani della Calabria. Avete sentito proprio le parole del presidente Roberto Occhiuto e anche dell'arcivescovo di Cosenza Checchinato. Però comunque il primo giorno di scuola, entusiasmo, emozione per alunni, genitori, ma anche per gli insegnanti. Vediamo il primo giorno di scuola, come è andato alla scuola secondaria di primo grado Pierre de Coubertin di Rennes. Il tradizionale suono della campanella, la corsa in classe, la musica per sancire la gioia del ritorno a scuola. Si ricomincia con rinnovato spirito, tra sorrisi, abbracci e promesse. Qui siamo a Rennes, alla De Coubertin, gli studenti accolti dal corpo docente. Un momento di festa per il primo giorno di scuola con l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Rennes, commenda diretta dal maestro Andrea Perri. Il rientro in classe emoziona i ragazzi, ma anche i genitori e gli insegnanti.
agli alunni gli auguri della dirigente scolastica. Questo non è soltanto un edificio fatto di mura o di stanze, ma è soprattutto un tempio della cultura, un tempio dove poter approfondire tutte le nostre competenze, dove si celebra anche la socialità, dove ognuno di voi può avere l'opportunità di crescere, di formarsi, è un trampolino di lancio per il vostro futuro. Insieme costruiamo questo futuro. Importante, sottolinea inoltre la dirigente scolastica, la sinergia tra insegnanti, corpo docente, personale ATA. Si lavora insieme, abbiamo insieme un obiettivo comune che è quello del benessere dei ragazzi e anche quando dovessero sorgere delle incomprensioni o delle difficoltà, se abbiamo sempre comune questo obiettivo troviamo sempre la sintesi per andare avanti. Anno nuovo, scuola nuova e ristrutturata, andiamo a Castrolibero per gli alunni dell'istituto comprensivo che hanno proprio inaugurato l'anno scolastico alla presenza dell'amministrazione comunale della città. Il taglio del nastro con le autorità religiose, civili e militari del territorio a Castrolibero nel Cosentino, il primo giorno di scuola inaugura i nuovi locali dell'istituto comprensivo, pensati a misura di bambino. All'interno campeggia la scritta Bentornati, perché le aule senza alunni sono solo contenitori vuoti, dedicati ai più piccoli, gli spazi esterni ben curati perché la bellezza educa. È stato il primo cittadino a voler augurare buon lavoro a studenti e insegnanti. Sì, primo giorno con un plesso nuovo, adeguato sismicamente, con aule nuove, quindi devo dire un gran giorno. Noi da sempre, da quando io ho iniziato a fare il sindaco, abbiamo puntato alla scuola. La scuola è l'elemento caratterizzante di una comunità perché lì si formano le future classi dirigenti, lì si formano i giovani che devono occupare posti di rilievo, lì si forma il futuro. E primo giorno di scuola per 1100 anche alunni del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza e primo giorno anche del nuovo corso per il dirigente scolastico Domenico De Luca che sostituisce dopo 11 anni il preside Antonio Iaconiani. Offerta formativa stimolante, vicinanza tra corpo docente e alunni, queste le parole chiave del programma della nuova dirigenza. In fila dalle 7.45, in attesa della campanella, un po' per ritrovarsi il più presto possibile con i compagni, ma soprattutto per accaparrarsi il banco strategicamente più utile, né troppo in vista né troppo nascosto. Poi tutti in auditorium per salutare il nuovo anno e dare il benvenuto al nuovo dirigente scolastico, Domenico De Luca. Anche per lui, in fondo, è il primo giorno di scuola da preside del liceo classico Telesio. È un giorno molto emozionante perché ci ritroviamo dopo la pausa estiva a riabbracciare, ad accogliere gli studenti e lo facciamo con molta fiducia, molto ottimismo, consapevoli che la scuola abbia un ruolo centrale nei tempi moderni per creare le condizioni per avere menti brillanti un domani. Doveroso l'applauso della platea al preside Iaconiani che ha diretto e rivoluzionato l'istituto negli ultimi 11 anni. Che liceo ha trovato il nuovo dirigente? La scuola che ho trovato è sicuramente una scuola di altissimo pregio, di altissimo prestigio, è una scuola che è un punto di riferimento culturale per l'intero era la città di Cosenza. L'idea di scuola è sicuramente quella di una scuola che sia accogliente, che sia inclusiva, che sia plurale ed anche una scuola che possa essere considerata all'avanguardia, quindi una scuola innovativa. 1100 alunni iscritti, un'offerta formativa molteplice, con vari indirizzi, l'ordinario, il biomedico, il Cambridge e l'europeo, che sfida la fisiologica contrazione che ha colpito il liceo classico e il calo demografico. Noi abbiamo comunque una utenza scolastica molto numerosa, per cui mettiamo in campo dei progetti, delle attività didattiche molto articolate, tuttavia cerchiamo anche di poter produrre dei modelli qualitativi al di là di quelli che sono poi i numeri di una scuola. Nell'auditorium dirigente e docenti hanno incontrato prima i ragazzi del biennio, poi quelli del triennio, per tutti le classiche raccomandazioni e le istruzioni, poi una promessa. Noi cerchiamo di creare un legame di vicinanza tra adulti e adolescenti. Fin qui le scuole della provincia di Cosenza, adesso ci spostiamo a Catanzaro e alla Lamezia Terme perché è stato inaugurato anche qui il nuovo anno scolastico alla presenza della vicepresidente Giusy Princi.
corsa per scegliere il banco migliore anche a Catanzaro è suonata la prima campanella. Vedete, così come avviene in molte scuole della Calabria, gli studenti sono ansiosi per l'avvio del nuovo anno scolastico. Quelle che vi mostriamo sono le immagini dell'Istituto Superiore Scientifico Fermi, i ragazzi e i genitori in attesa del suono della prima campanella che ha dato ufficialmente la partenza alla nuova stagione 2023-2024. L'augurio è che per tutti sia un anno ricco di soddisfazioni, specialmente se all'inizio di un percorso scolastico tutto nuovo. Il primo giorno è sempre un po' complesso e denso di emozioni. Ne sa qualcosa Giusy Princi, vicepresidente della Regione Calabria, che oggi ha inaugurato l'anno scolastico al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lamezia, alla presenza, oltre che della dirigente Teresa Goffredo, del sindaco Paolo Mascaro e del vescovo Parisi. Si parte dunque da questo istituto scolastico che si è aggiudicato l'onorificenza di migliore scuola della Calabria. Mi piace questa mattina essere qui al Liceo Galilei di Lamezia, perché la dirigente scolastica Goffredo e tutta la comunità educante stanno lavorando realmente bene, perché c'è una didattica d'eccellenza, i risultati conoscitivi, i risultati apprenditivi degli studenti hanno raggiunto traguardi importanti da fare la differenza anche a livello nazionale. Non dimentichiamo che l'indagine Eduscopio ha classificato la scuola Galilei prima in Calabria, e allora mi piace che questo spaccato di Calabria virtuosa, di didattica innovativa, venga evidenziato, perché al pari di realtà svantaggiate nelle quali la dispersione scolastica e anche l'insuccesso formativo è una piaga su cui stiamo intervenendo anche con azioni importanti come Regione Calabria, però è bene evidenziare quelle realtà come la Galilei che si stanno fortemente caratterizzando da un'alta qualità della didattica. L'avvio della nuova stagione di istruzione però porta con sé alcune novità, come ad esempio la figura di un docente tutor voluta dal ministro dell'istruzione Valditara, che verrà in Calabria a San Luca mercoledì prossimo. Ma sulla scuola che verrà, sentite l'appello della vicepresidente. L'azione educativa è fondamentale, hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di attività formative anche extrascolastica, si devono riappropriare di una relazione educativa sana, perché non riescono a discernere purtroppo il reale dal virtuale, e allora la scuola ha un ruolo decisivo e determinante. E chiudiamo così l'ampia pagina dedicata al suono della campanella, primo suono della campanella in Calabria. Adesso parliamo di cronaca, torniamo ad occuparci della morte del bimbo di 15 mesi avvenuta proprio all'Annunziata di Cosenza. Il piccolo sarebbe stato ucciso da un mix di salmonelle e altri virus patogeni. Ci sono indagini che sono state avviate dalla procura di Cosenza, intanto sono gravi le condizioni del fratellino, che si trova adesso invece ricoverato nell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Due batteri e un virus sarebbero la causa della morte del bimbo di 15 mesi deceduto all'Annunziata di Cosenza martedì scorso. I risultati dei primi esami effettuati in ospedale rivelerebbero la presenza di tre diversi ceppi di microrganismi: salmonella, rotavirus ed Escherichia coli. Le indagini vanno avanti. Il sospetto è che il bimbo sarebbe giunto in ospedale troppo tardi. Il mix di patogeni non gli avrebbe dato scampo. Il bambino, figlio di una coppia residente a Cassano allo Ionio, aveva la febbre alta da alcuni giorni. Martedì la situazione si è aggravata, così i genitori lo hanno portato prima al nosocomio di Castrovillari e poi all'Annunziata di Cosenza, ma le condizioni erano disperate. L'equipe medica del reparto di terapia intensiva neonatale, nonostante gli sforzi profusi, non è riuscita a salvargli la vita. Per avere un quadro più chiaro si attende l'esito dell'autopsia disposta dal PM di turno. Il sospetto è che la contaminazione possa essere avvenuta tramite l'acqua di un pozzo privato, usato pare solo per scaldare il latte. L'ufficio di igiene e prevenzione dell'ASP effettuerà un sopralluogo. E intanto restano gravi le condizioni del fratellino di 5 anni giunto in ospedale con la stessa sintomatologia e trasferito al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Secondo quanto si apprende, l'infezione avrebbe causato gravi problemi ai reni. Adesso parliamo di una storia a lieto fine, perché un turista di 40 anni è stato tratto in salvo dopo che si era avventurato su un costone roccioso a Caminia. L'uomo è rimasto bloccato per diverse ore a 20 metri d'altezza.
Queste che vi mostriamo sono le immagini di un turista di 40 anni rimasto bloccato sulla scogliera che punteggia Caminia. A portarlo in salvo l'unità specialistica SAF dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri, quando l'uomo ha deciso di avventurarsi nella scalata del costone roccioso. Sembrava filare tutto liscio fino a quando, durante la discesa, il quarantenne è stato preso dal panico, un attacco che gli ha impedito di muoversi, tanto che la distanza che lo superava dalla fine dell'incubo sembrava troppo ampia. È rimasto nella radura a circa 20 metri di altezza sulla scogliera. Subito sono scattate le operazioni di soccorso, sul posto l'arrivo immediato dei Vigili del Fuoco e anche dei militari della Capitaneria di Porto, oltre agli specialisti del SAF. Una volta raggiunto, l'uomo è stato imbracato e, grazie a manovre di tipo speleo, lo hanno tratto in salvo sulla spiaggia. Le operazioni di recupero sono terminate verso le 23 di ieri sera. L'uomo, nonostante il grande spavento, è in buone condizioni di salute. E adesso a Castrovilla riraccogliamo l'appello della casa di Ischua, che ospita dei bimbi disagiati e che chiede aiuto. Tutti insieme continuiamo a credere in un grande sogno, ecco, e speriamo che non si rimanga delusi. È il sogno della Casa di Ischua, una comunità di accoglienza per minori che ospita bambini e ragazzi di diverse età e nazionalità provenienti da condizioni di disagio psicosociale. Offrendo loro speranza, ascolto, condivisione e amore gratuito, è nato nel 2012, inizialmente come associazione 2 di 2 Ollus, grazie all'impegno straordinario di Mariolina Luccisano e alla passione per il suo lavoro di psicologa e psicoterapeuta, che vive come una missione all'insegna della fede. Quindi fino a quando avrò forza andrò avanti, ma ho bisogno dell'aiuto di tutti. Oggi la Casa di Ischua è diventata una realtà familiare che si propone di essere un solido punto di riferimento per ragazzi dalle vite spezzate, con storie difficili da raccontare, ma che vogliono diventare testimonianze esemplari di cambiamento e di superamento del proprio passato doloroso, con la promessa di un futuro migliore. Percentuale di chi scende e di chi sale. Non mi sento mai triste, lascio chi scende, ma sono con il cuore gonfio di gioia perché tanti salgono, quindi credo di averti risposto. La serata in ricordo di Sofia, presentata da Claudio Zicari, è stata impreziosita dal soprano Rosaria Buscemi, accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Bauleo. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.